pistacchi si coltivano da diversi secoli e c'è una tradizione appunto di coltivazione del pistacchio che è unica al mondo. Perché il pistacchio anni, secoli or sono è stato importato qua dagli arabi. E anche il nome della pianta in siciliano, che è frastuca, in beontese è frastuca, in realtà deriva dall'arabo che significa da fastuk, che è pianta dei rami contorti. Samantha in Salvatore, predstavnica mlade generacije Sicilijancev, ki vidijo v pistacijah iz Bronteja svojo prihodnost. Samantha, la casa di tuo nonno. Sì. Questa era la campagna, perché non era ancora un'azienda, era solo un appezzamento di terreno che coltivava mio nonno. A sua volta ha avuto in dono dai suoi bisnonni, dai suoi nonni. Abbiamo testimonianza della presenza della nostra famiglia su questo territorio dall'inizio del 1800. Tu sei studiata architettura? Io ho studiato architettura. Sì, adesso sì. Tu sei qua con le pistacce. Sì. Che è la storia? La storia è forse appunto legata a questi fabbricati. Perché durante un corso all'università mi sono appassionata molto all'architettura rurale, quindi a come si costruiva con poco, con quello che si trovava in luogo, quindi non cercando materiali che provenivano da fuori, cemento, ferro, ma si costruiva in pietra. E qui di pietra ce n'è tanta. E quindi ho iniziato questo percorso di ricerca per la costruzione tradizionale, nelle costruzioni tradizionali, e mi sono appassionata a quella che è l'agricoltura, perché ho ritrovato nell'agricoltura questo legame con la terra che avevo già trovato nell'architettura. Io ho deciso di tornare qui in Sicilia e di, come dire, lavorare in agricoltura, supportando l'azienda di mio padre. Noi produciamo pistacchi. Io ho studiato agricoltura da quando avevo circa 15 anni. Io ho sempre accoppiato lo studio con la pratica che mi ha trasmesso, l'esperienza che mi ha trasmesso la mia famiglia. E poi ho studiato agricoltura biologica e ho deciso di tornare qui e di promuovere questo tipo di coltivazione anche con gli altri agricoltori per creare un mondo in cui sia più bello vivere. Salvatore si è dato un luogo da poveje mlade pridelovalce pistacchi. Allora, questo è Valerio, uno dei giovani che ingrassano le liste di quelli che tornano alla campagna. Qui parliamo di piante secolari che possono avere anche 200 anni, 150 anni. Chi innesta una pianta oggi e vede il frutto fra 25 anni, possibilmente la innesta anche un anziano di 80 anni che non vedrà mai il frutto. Lo fa per me e io a sua volta faccio una manutenzione per chi è dietro di me. Non è un grandissimo un progetto futuro, è mantenere ciò che è stato inventato in questo territorio molto aspro, perché tutto colate laviche, su questi terreni è terra povera, senza molta acqua. E niente, questo è il progetto, cercare di mantenere il valore di chi è venuto prima di noi. No? Per esempio questa spalletta qua. Cioè questa è già stata lasciata da 2 anni, no? Questa io, nell'anno di carica, magari se avesse dell'occhio, si lascia. Obrazovanje dreves, ki so kot skulpture krajine pod etno, je prava umetnost. Med pridelovalci pistacij pa obstaja dogovor, da z rezijo vplivajo tudi na to, da imajo pridelek le vsako drugo leto. La cooperativa, noi ci siamo messi insieme, un gruppo di produttori, che coltivano, diciamo, coltivano in maniera biologica per ridare dignità al lavoro in agricoltura, per ottenere un prezzo giusto per il lavoro e per i prodotti che facciamo. E quindi è un'avventura che è iniziata nel 2016 e che sta dando piano piano i giusti frutti. Quindi ci proponiamo anche di coinvolgere altri giovani e non produttori, agricoltori che vogliono lavorare in una maniera sostenibile, rispettosa per l'ambiente e quindi vediamo, i primi passi li abbiamo appena mossi. Voi siete insieme adesso in questa cooperativa? Sì, siamo due dei quattro soci di questa cooperativa di produttori di pistacchio biologico di Bronte. E posso assaggiare? Prego. Una così.
E che cosa abbiamo? Questo? Questa è una crema di pistacchi spalmabile, mm-hmm. dolce, con mm-hmm. Poco zucchero. Questo è un pesto di pistacchio per condire la pasta, con pistacchio e olio extravergine d'oliva da noi prodotto. E questa è una pasta pura di pistacchio, sono concentrato mm-hmm. di pistacchi tostati, mm-hmm. utilizzabile in maniera molto versatile, sia per il dolce che per il salato o tipicamente per fare il gelato. Abbiamo appunto deciso di formare questa cooperativa perché tutti qua, cioè tutti singolarmente comunque avevamo queste difficoltà, la difficoltà di poterci affacciare al mercato e poter vendere singolarmente il nostro prodotto. Cioè quattro piccole aziende non riuscivano ad avere una clientela abbastanza forte da poter dire ok, noi ci siamo sul mercato. L'idea di creare una cooperativa per trasformare e commercializzare i nostri prodotti è stata questa. E ci stiamo provando, adesso ancora siamo agli inizi, però stiamo avendo già i nostri primi risultati, la gente che chiede appunto di venire a vedere da dove viene il vasetto che acquista. E quindi siamo qui per questo. Salvatore se zaveda, kako pomembna je naravna dediščina otoka, ki daje vse možnosti za ekološko pridelavo hrane in prinaša nova delovna mesta. È un posto fantastico per farlo. Sì, questo è un vecchio crater, sì. Anche con pistacchi. Sì, sì. C'è sì. Un piccolo paradiso. È un paradiso, mm-hmm. è un posto particolare, anche diciamo, è ricco di energie, mm-hmm. perché essendo un cratere, no? Non lo so, per me, io lo avverto questa energia, diciamo, del fuoco che ci mm-hmm. trasmette diciamo, il terreno, no? È molto, e poi è molto fertile. E questa terra è anche molto buona per pistacchi. Sì, molto buona per pistacchi. da un paio di anni, cioè da circa 5 anni, già mi ero un po' avvicinato al biologico. Mm-hmm. Ma adesso diciamo ho fatto già la certificazione mm-hmm. con l'organo di controllo. Mm-hmm. Ci abbiamo un pistacchio, oltre ad essere DOP, perché siamo nel territorio di Bronde, e adesso avremo anche un pistacchio biologico. Spero nel 2019 di avere già tutti i documenti a posto per poter commercializzare e collaborare con Salvatore, che è un pioniere. un pioniere qua del biologico. Del biologico. Allora è possibile trovare il lavoro in agricoltura oggi in Sicilia? Sì, sì, sì. Molte. Sì. Soprattutto in questo tipo di coltivazione che richiede tantissimo lavoro manuale, perché è una coltivazione che non permette l'utilizzo di macchinari. Come abbiamo visto, il terreno è impervio, c'è muri, pietra, e quindi richiede grande mano d'opera, grande impegno, quindi la persona fisica deve essere in mezzo alle piante. Sicuramente bisogna anche cambiare la prospettiva, non l'agricoltura tradizionale con produzioni di massa che vengono dati ai grossi commercianti, mm-hmm. ma andare a cercare quello che la gente vuole, quello che la gente, la qualità, la piccola scala dove i giovani o comunque anche senza grossi capitali possono trovare una possono arrivare sul mercato, ecco, è importante ripensare l'agricoltura adeguata ai tempi di oggi. Che è il messaggio, non lo so, per stimolare le idee? Ma di sporcarsi le mani, in primis, e poi di collaborare, di aiutarsi tra di loro e di comunque continuare a essere coerenti, di avere una visione del lungo termine, no? Degli ideali. E di sporcarsi le mani. Di recuperare anche un po' le tradizioni. Recuperare anche le tradizioni che purtroppo sono quelle che sono state abbandonate.